La vita è piena di ombre, ma il sorriso di un bambino rischiara anche la notte più buia. Un compito non semplice, ma che è la principale mission dell'associazione Adricesta Onlus, guidata da Carla Panzino, che in quasi 15 anni di attività ha reso e continua a rendere più confortevole la degenza dei piccoli pazienti di numerosi reparti pediatrici di diversi ospedali italiani. Al Teatro Circus di Pescara per il terzo anno consecutivo, grazie alla festa degli auguri in musica promossa dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica, sono stati raccolti 18.200 euro in favore del progetto di arredi del reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara. Bisogna un po' guardare al nostro fianco e cercare di capire quali sono le necessità di chi c'è vicino. Noi ci occupiamo di bambini, consideriamo i bambini la parte anche se più forte, perché i bambini sono molto forti e sanno reagire. Però nello stesso tempo, quando sono colpiti da questa malattia, hanno il diritto di vivere la loro ospedalizzazione in camere più confortevoli e soprattutto tra colori e tra mura dipinte di gioia. Una bellissima serata presentata da Valeria Altobelli, finalista del programma televisivo Tale e Quale Show, insieme a uno storico testimonial di Adricesta, l'attore e regista Sebastiano Somma. Valeria Altobelli è un personaggio televisivo che ha diversi talenti, tra i quali il dono di saper cantare. Un saluto a chi ci sta seguendo, in musica. Tantissimo, innanzitutto buon Natale a tutti, perché ormai ci siamo il 1° dicembre, quindi il Natale è alle porte. E, guarda, la stavo sentendo in macchina, che è un augurio di pace per tutti. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you have just begun. Un altro anno è passato, un nuovo sta per iniziare e quindi, come diceva il grande John Lennon, war is over, la guerra è passata e tanta pace e tanto amore per tutti e tanta serenità per questo nuovo anno. Stavo cercando adesso di immaginare una canzone a tema, però mi piace immaginare che possa essere il sole, visto che, come diceva Totò, a notte quando sola se ne trase e dà consegna a luna panottata, la dice rindarecchia, i va a casa, ti raccomanna tutta innamorata. L'amore, più che la canzone, in questo caso è stata una poesia di Totò, l'amore che accompagna il mondo, in questo caso è la luna che accompagna la notte degli innamorati. Noi dobbiamo innamorarci dell'amore, dobbiamo fare in modo che l'amore possa sostenere sempre percorsi importanti come questi. Canzoni, pensieri e video sono stati dedicati a Ludovica, la bimba morta a Francavilla al Mare che amava tanto la musica e che lo scorso anno era con il coro e l'orchestra dell'Istituto Comprensivo Pescara 8, guidato dalla dirigente Valeriana Lanaro, e nello stesso teatro in cui i suoi compagni di scuola si sono esibiti sotto la direzione degli insegnanti Rocco Masci, Antonella Perrone e Giusi Tatone, insieme al tenore Dario Ricchizzi. Per un dirigente è un effetto meraviglioso, eh? Perché si tocca con mano quello che è il lavoro intanto degli insegnanti e quelli che sono poi i loro frutti, no? Quindi il venire far fuori dei talenti, delle inclinazioni nascoste magari, che hanno modo in queste occasioni proprio di esternarsi, di farsi conoscere e quindi di farsi apprezzare. L'obiettivo della scuola dovrebbe essere questo. Siamo veramente felici con Adricesta, con tutti gli amici, colleghi, fantastici artisti di questa sera. E per una volta tanto, insomma, vi voglio dedicare un brano a cui io sono molto legato, che canto ovunque, e che si chiama Non ti scordar di me. Non ti scordar di me, la vita mia legata a te. Io t'amo sempre più, nel sogno mio rimani tu. Non ti scordar di me, la vita mia legata a te. Gli
alunni e l'insegnante Concetta Maiezza in rappresentanza di tutto il corpo docente del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara hanno ricordato invece con commozione ed affetto Marina Angrilli, mamma di Ludovica e sorella di Francesco Angrilli, dirigente medico del centro diagnosi e terapia degli linfomi dell'ospedale di Pescara. Particolarmente emozionato perché la ferita è ancora aperta, semmai si potrà chiudere. Voglio ringraziare qui pubblicamente tutta la Tricesta, la presidente Carla Pansino che è una persona squisita e ringrazio tutti gli artisti, tutto lo staff tecnico, i registi, le istituzioni patrocinanti questa serata. Che sinceramente ecco, è stata una piacevole sorpresa per noi questa dedica a Ludovica e a mia sorella Marina. A noi fa tanto piacere cercare di vivere del loro ricordo anche attraverso momenti sereni e non solo di grande tristezza. Secondo tutti noi le persone che abbiamo perso, anche i bambini che abbiamo perso nel corso degli anni, sono sempre con noi. Io dico che sono i nostri angeli che sono qui con noi, ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Quindi noi sentiamo Ludovica e la vogliamo ricordare con grande gioia e con grande felicità perché lei amava la musica e tutte queste musiche sono dedicate a lei e alla sua mamma. E con un grande abbraccio a tutta la famiglia Angrilli che si è stretta intorno a noi e che ringrazio per avermi dato la fiducia di poter organizzare questa serata nel ricordo delle persone che loro tanto amano ma che amiamo tanto anche noi. Would you know? If I saw you in heaven. Anche Pescara Calcio e i suoi giocatori nelle vesti di cantanti alle prese con il bellissimo brano di Eric Clapton Tears in Heaven sono stati protagonisti dell'evento con il video musicale realizzato da Rete 8 e proiettato in anteprima il 1° dicembre. Al professor Rocco Masci chiediamo: ma com'è stato riuscire a far cantare i calciatori del Pescara? Innanzitutto erano intonati? Sì, sicuramente sì. Quando mi è stato proposto, sinceramente mi sono molto preoccupato, in quanto la canzone di Eric Clapton, essendo in inglese, è abbastanza difficile, quindi ho dovuto lavorare molto anche sulla pronuncia, non solo sulla parte musicale. Ci siamo incontrati presso l'Accademia Musicale Pescarese per registrare il brano, divisi in due gruppi. Diciamo, i ragazzi sono stati subito pronti in quanto avevano anche, dico la verità, studiato le musiche perché avevamo già dato loro la base musicale da ascoltare in cuffia e quindi quando sono venuti a fare le prove praticamente erano già preparati e sono stati veramente bravi. Per me è stata un'esperienza bellissima e è stato un onore realizzare questo video per Adricesta con la squadra del Pescara. Sul palco al direttore Carmine Perantuono e al videomaker Antonio D'Ottavio, la presidente Pansino ha consegnato un attestato in segno di riconoscenza, come avvenuto verso i numerosi benefattori. Ricordiamo tra i tanti il presidente del Tribunale Angelo Mariano Bozza, il procuratore capo della Repubblica Massimiliano Serpi, il comandante della Legione Carabinieri d'Abruzzo e Molise, il generale di brigata Carlo Cerrina, il comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara, il colonnello Marco Riscaldati, il presidente del Kiwanis Club Pescara Ternum Vincenzo De Lauretis, il reparto di pediatria dell'ospedale civile di Pescara diretto dal dottor Giuliano Lombardi. Ho sempre pensato che il tribunale non può essere una monade isolata fuori da un contesto sociale e quindi ho ritenuto importante che fosse partecipe della realtà cittadina, delle esigenze e quindi anche svolgendo questa attività di beneficenza tramite la Tricesta. Per chi come me fa il mestiere del pubblico ministero ha della realtà una rappresentazione un po' deprimente perché noi vediamo sempre il meno bello della realtà e quindi avere modo di incontrare istituzioni e persone che operano per il bene delle persone è in un qualche modo un aiuto e un rinfranco per un'attività che viceversa
quotidianamente mi porta a vedere chi non opera per il bene delle persone, quindi è con grande partecipazione, grande piacere che partecipo a queste iniziative. Da tanti anni i nostri carabinieri collaborano con l'associazione per portare un sorriso a questi bambini ed è la gioia più grande per noi. Dottoressa Panzino si impegna tantissimo su questo fronte, è veramente un vulcano di idee, di iniziative, per cui noi siamo molto lieti di assecondarla in questa sua attività, in questa sua opera magnifica verso i bambini soprattutto che hanno bisogno. Questo è soltanto uno degli appuntamenti che vedono collaborare il Kiwanis Club Pescara Aeternum con Adricesta Onlus. È così, quando Carla, che è anche socia kiwaniana del nostro club, ci ha proposto questa collaborazione, avendo la responsabilità di portare questo distintivo, che significa la più grande associazione del mondo che si occupa di infanzia e adolescenza da 103 anni, di fronte a una proposta del genere non potevamo che rispondere di sì. Il service a reti pediatria dell'ospedale civile di Pescara sarà il service guida del mio club per tutto l'anno 2018-2019, quindi avremo una serie di step, di appuntamenti in cui collaboreremo per portare a casa il risultato. E non hanno fatto mancare il loro contributo neanche quest'anno Attilio ed Andrea Buzzelli dell'omonimo Hair Studio. Sono contenti di essere partecipi in il secondo anno per questa bella manifestazione e siamo vicini ai bimbi e con tanta voglia, con tanto cuore anche quest'anno ci siamo. Un augurio a tutti i bambini che ci stanno seguendo. Un augurio di tante cose belle e di un futuro soprattutto migliore. L'attore Alessandro Preziosi, che dalla fondazione avvenuta nel 2004 è testimonial ufficiale dei progetti della Adricesta Onlus, ha inviato un videomessaggio personale di saluto e di ringraziamento nel corso dello spettacolo firmato dagli autori RAI Fabrizio Silvestri e Walter Garibaldi. Con questa serata Carla vuole raccontare e vuole soprattutto far capire che volersi bene in questo mondo molto freddo è importante. Walter Garibaldi dallo scorso anno ha aderito a questi progetti. Cosa hai ereditato da Giuseppe Garibaldi? Il coraggio ma anche un grande cuore? Beh, io ti ringrazio di questa osservazione, spero vivamente che sia quello. I miei dettami, l'insegnamento è di famiglia, per cui è uno spirito proprio garibaldino e forse anche con questo spirito che ci siamo avvicinati alla serata e a Carla. Io ringrazio, colgo l'opportunità per ringraziare appunto Carla, ma anche il mio socio qui presente Fabrizio per avermi portato in un mondo che non conoscevo ma che continua a amare ogni secondo di più. Ed è emozionante ritrovarsi all'interno di una situazione fatta veramente da persone per bene. Voglio solo ricordare una cosa, sosteniamo Adricesta Onlus, è semplice, sul sito Adricesta Onlus potete trovare tutte le indicazioni, donare fa bene non solo a chi lo riceve ma anche a chi lo fa. Ai momenti di commozione, come quello durante il quale il pianista Michele Di Toro ha dedicato una sua composizione a Ludovica, la sua mamma Marina, e all'indimenticabile ed indimenticato Giampiero Panzino, si sono alternati anche momenti di ilarità, grazie alla performance del comico Fabrizio Fontana, alias Capitan Ventosa, del programma satirico Striscia la Notizia. Musica e solidarietà, un connubio che ti piace in maniera particolare? Eh sì, perché trovo giusto che noi artisti portiamo il nostro contributo, il contributo del cuore, il contributo appunto della solidarietà, perché ben vengano queste manifestazioni. Poi quelle di Adricesta sono in modo particolare molto, molto seguite, perché da tanti anni io stesso sono stato testimone di bellissime iniziative. E quindi quest'anno non ho potuto dire di no. Fabrizio Fontana, alias Capitan Ventosa, ma non solo sul palco del Circus per Adricesta Onlus. La prima volta? Sì, la prima volta è sempre un piacere, perché unisco il sorriso a qualcosa di più che positivo. Già far ridere persone è difficile e crea endorfine e dopamina, momento della scienza. E quindi farlo per questo motivo
da molto orgoglio, diciamo. Come saluterebbe i bambini in ascolto, Capitan Ventosa? Ciao bambini, eccolo, aspetta! Ciao bambini! Vi stimo e vi incoraggio! Ti stimo e ti incoraggio!